Presidente, di nuovo il Comitato di Sassonia Sud alla carica per ottenere dall'amministrazione comunale una risposta accettabile per la situazione ambientale di Sassonia, della pista dei go-kart. Ecco, avete incontrato di nuovo il sindaco. Che cosa avete chiesto e che cosa avete ottenuto? Allora, abbiamo incontrato martedì il sindaco e abbiamo presentato un documento di circa 20 pagine dove in qualche modo dividevamo in due le esigenze di questo territorio. La prima, che è la parte più corposa e anche quella più costosa onestamente, riguarda la riqualificazione dell'ex pista Coccard e del bersaglio. E l'altra cosa invece che abbiamo portato avanti con l'amministrazione è tutta quella che è la gestione ordinaria e straordinaria, diciamo, riguardante il traffico, le strade e il verde. Perché purtroppo ci sono delle cose che sono abbastanza pericolose e questo l'ha dimostrato anche un evento che è avvenuto ieri mattina dove un furgoncino ha messo sotto un ciclista praticamente all'incrocio qui sotto il cavalcaferrovia. E vediamo il luogo dove è accaduto un incidente. E infatti nelle segnalazioni che abbiamo fatto abbiamo ricordato che questo incrocio ha una curvatura talmente alta che si perde parte della visuale. L'incrocio, come abbiamo anche scoperto, è stato costruito in questo modo qui per effetto che la proprietà dei terreni a suo tempo non erano del comune, quindi lo svincolo evitava di fare degli espropri. Oggi, siccome quei terreni in realtà sono del comune e ce l'hanno confermato martedì, in realtà potrebbe essere modificato l'incrocio creando anche una rotatoria che renderebbe molto più sicura diciamo la viabilità, e oltretutto facendo questo magari si potrebbe recuperare un po' di spazio sulla via finale di via Fratelli Zuccheri, che permetterebbe la possibilità di girare in bicicletta in sicurezza. Signore, i residenti come soffrono questa situazione? A voi immaginate persone come noi che ci passiamo tutti i giorni con la bicicletta, che tendiamo ad andare al centro della strada perché non è che passi sopra le buche, diventa veramente insostenibile. Poi cosa facciamo per andare all'altra parte della città, con cui praticamente ci manca il collegamento, per cui servirebbe il famoso ormai nostro amato sottopasso per accedere di là, un sottopasso ciclopedonale almeno. Passiamo il cavalcavia, le vie pedonali che sono impraticabili, con più buche di qui. Poi c'è una pendenza che le persone anziane secondo me non sono in grado di fare. Ecco, poi lasciamo stare, oggi per caso vedete solo un camper parcheggiato, ma in realtà spesso ci si fermano, non dovrebbero sostare perché i camper dovrebbero avere le loro aree attrezzate. Cosa fanno? Scaricano le loro cose dove capita, e questo faccio un esempio per tanti, perché le cose da dire sarebbero molte.